Ciao, sono Valeria Eleana Siciliano, sono nata a Reggio Calabria. Benvenuti nella mia azienda. Sono laureata in relazioni internazionali e ho vissuto e lavorato tanti anni all'estero. Un anno sono rientrata per le vacanze da Bruxelles e senza averlo mai deciso non sono più andata via. L'azienda è della mia famiglia paterna da più di un secolo. Mio padre mi ha lasciato una parte della terra, il resto con un grande sacrificio l'ho acquistato. Coltivo agrumi, principalmente bergamotti, ma anche arance. Poi ho anche alberi da frutto e ulivi. Produco olio extravergine d'olive, olio essenziali, erbe aromatiche, composte e succhi di frutta. Ho scelto di convertire l'azienda in biologico perché credo che sia necessaria un'agricoltura sostenibile per tutelare la biodiversità e oltretutto perché prediligo il cibo naturale. Qui ci troviamo a due passi dal Mar Ionio, nel cuore dell'area grecanica, simbolo del nostro importante passato greco, che oramai si divide tra Bova Marina, nella vallata del San Pasquale, proprio tra le colline ai piedi dell'Aspromonte, e Condofuri Marina, che si affaccia sul magico paesaggio della Mendolea. Il terreno conta circa 60 ettari tra Bova e Condofuri, ma al momento solo una parte è coltivata. Uno dei miei obiettivi è rendere questo un luogo sempre più attrattivo e ricco di biodiversità. Adesso ospito le arnie dell'azienda di un caro amico e tra poco mi aiuterà ad avere anche le mie. Presto accoglieremo animali per realizzare una piccola fattoria. Mi piacerebbe poter ricercare e valorizzare specie e tipologie di piante adatte o adattabili a questo territorio. Non tralascerei il fattore della multifunzionalità dell'azienda. Spero che un giorno potremo curare da noi le varie trasformazioni di tutti i prodotti. Ovviamente per poter realizzare tutto questo è necessaria una grande collaborazione e supporto. Posso contare infatti sull'impegno di Pasquale e Mario, le conoscenze di Sebastiano, la pazienza di Maurizio, le abilità di tante figure a me vicine e del grande sostegno di Francesco e della piccola Anna. Il mio sogno è quello di trasformare la mia terra in un luogo di scambio culturale, di condivisione e di incontro a beneficio della collettività.